Quante volte abbiamo sentito la frase «I cartoni animati sono adatti solo ai bambini». Che enorme cazzata! Spesso un disegno animato viene direttamente ed erroneamente etichettato come programma per bambini, solamente per le buffe sembianze caricaturali dei personaggi. Nulla di più sbagliato! Come possono certe persone classificare questi a prodotti infantili? Io non me ne capacito. Oh, guardami, io sono un adulto, guardami, io sono grande, io non mi guardo i cartoni. Questi sono programmi per bambini? Se ho del tempo libero, guardo Focus. Ma vattene a fanculo! Come possono non vedere l'arte racchiusa su di questi? Esatto, perché i cartoni animati sono delle vere e proprie opere d'arte, come tutto il mondo dell'animazione in generale. Alcuni di questi cartoni, infatti, a primo impatto, potrebbero anche sembrare solamente dei stupidi disegni senza morale, ma una volta visti, con un briciolo di attenzione, potrebbero completamente sconvolgervi la giornata. Ma che dico la giornata? L'intera esistenza! E non scherzo. Questi cartoni sono in grado di risvegliare diverse emozioni racchiuse dentro di noi, che difficilmente riusciremo a risvegliare mediante i classici film. Proprio per il fatto che questi, tramite l'utilizzo di scene animate, riescono a stimolare molto di più il nostro collettivo immaginario rispetto a qualsiasi altra forma di intrattenimento. Sarebbe impossibile elencare tutti questi cartoni in un unico video, ma potrei perlomeno presentarvi quelli, a parer mio, maggiormente degni di nota. E non parlo solo di cartoni animati irriverenti che fanno di droga e sesso il loro pane quotidiano. In questa serie di video cercherò completamente di escluderli, proprio per farvi degustare l'illimitato mondo dell'animazione. Ciò che inaugurerò oggi è una serie di video nella quale parlerò dei film d'animazione più emozionanti di sempre. Film che sarebbero veramente sprecati per un pubblico di solo bambini. Film che anche tuo nonno nazista, dopo averli visti, potrebbe scoppiare a piangere. Per iniziare questa serie di video ho deciso di parlarvi di uno dei migliori film d'animazione appartenente appunto a questa categoria. Un film indiscutibilmente degno di nota, che ha completamente segnato la mia infanzia. E non solo. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Il Gigante di Ferro. Film fantascientifico animato, uscito nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti nel 1999, diretto da Brad Bird al suo debutto alla regia, ambientato nel lontano 1957, in piena guerra fredda. Questo narra la storia di Howard Hughes, un giovane ragazzo di 9 anni, che improvvisamente, dopo essersi diretto alla centrale elettrica vicino casa, per via di alcuni guasti al televisore, trova un gigantesco robot proveniente dallo spazio, alto più di 15 metri, con un insaziabile appetito per il metallo. Cerchiamo di fare un minimo di chiarezza. Non voglio assolutamente esporvi la storia della Guerra Fredda, anche perché non ne sarei in grado. Ma sappiate che il 1957 fu uno degli anni più bui e tenebrosi di questa. La paura di una bomba atomica imperversava tra i cittadini americani. L'URSS, infatti, in quegli anni minacciò apertamente e ripetutamente lo Stato americano di un possibile lancio missilistico. Proprio in quell'anno i sovietici lanciarono il loro primo satellite nello spazio, ovvero lo Sputnik 1, inaugurando ciò che sarebbe stata la corsa allo spazio. Insomma, in quegli anni la paura di un attacco missilistico e delle infinite e sconosciute possibilità della tecnologia non lasciavano per niente tranquilli i cittadini americani. Quindi immaginatevi ciò che avrebbe potuto causare il ritrovamento di un robot di 15 metri nel cortile di casa. Nonostante questo, il giovane Hughes deciderà di salvare la vita allo spaventoso robot, intrappolatosi tra i cavi elettrici, diventandone perfino un suo amico. Infatti questo, seppur sembri un mostro assetato di sangue pronto ad esplodere da un momento all'altro, è del tutto inoffensivo. Anzi, con il passare del tempo vedremo sempre di più emergere una personalità umana e amichevole nel cuore metallico del gigante. In una scena del film vedremo perfino il gigantesco robot empatizzare con il cerchio della vita degli esseri umani, in un toccante dialogo con il giovane Howard, orfano di padre, il quale riesce perfettamente a trasmettere ciò che è la morte per gli esseri umani.
Il ragazzo, da lì a poco, dopo aver visto le reali volontà del robot, non lo vedrà più solamente come una macchina costruita per chissà quale ragione, ma bensì come un vero supereroe. Purtroppo la ragione per cui è stato costruito verrà svelata da lì a poco. Il robot, infatti, in realtà è una letale arma da guerra, costruito proprio per distruggere tutto ciò che gli si pone davanti. I danni ricevuti durante l'impatto sulla Terra, però, hanno arginato questo suo istinto naturale, donandogli una vera e propria coscienza, facendogli utilizzare queste sue armi solamente per difendersi. Dopo varie avversità, questo robot purtroppo viene scoperto e, come previsto, viene direttamente condannato ai pregiudizi e ai stereotipi della gente. I militari decidono così direttamente di attaccarlo, disinteressandosi completamente delle sue reali volontà. La goccia che fece completamente traboccare il vaso fu la presunta morte del giovane ragazzo, colpito dall'impatto di un missile. Il robot, infatti, dopo essersi reso conto dell'accaduto, esplode dalla rabbia, causando così l'attivazione del suo meccanismo di difesa, facendo svelare così la vera arma da guerra racchiusa dentro di sé. Tutto ciò porta all'impulsiva decisione da parte del governo americano di distruggerlo mediante l'utilizzo proprio di una bomba nucleare, sacrificando tutti i suoi abitanti. La voce del giovane ragazzo, sopravvissuto all'impatto, riaccenderà la coscienza del mostruoso robot, che dopo essersi accorto dell'arrivo della bomba, deciderà impulsivamente di lanciarsi verso il cielo stellato, facendosi colpire frontalmente dal missile ancora in volo, sacrificandosi come un vero e proprio supereroe. Finale da lacrime virili. Il film purtroppo fu un vero e proprio flop. Incassò solamente 31 milioni di dollari a fronte di un budget di 50 milioni. La causa dei bassi incassi può essere riconducibile a vari fattori, tra cui l'inadeguata campagna pubblicitaria realizzata dalla Warner, che non pubblicizzò praticamente per nulla il film. Probabilmente, ai tempi, nemmeno la celebrissima casa di distribuzione cinematografica poteva immaginare il potenziale di questi film animati dedicati agli adulti. Oltre questo, un'altra causa che può essere riconducibile al flop è il fatto che, proprio nello stesso periodo dell'uscita nelle sale cinematografiche, uscì pure uno dei migliori film americani di tutti i tempi, ovvero Il Sesto Senso, con Bruce Willis. Una concorrenza decisamente non da poco. Fortunatamente, dopo il plauso da parte della critica, la Warner Bros. Decise di tornare indietro nei suoi passi, investendo altri 35 milioni di dollari per la pubblicazione del film in versione VHS e DVD. Questi diedero decisamente nuova vita al film. La toccante amicizia tra l'enorme creatura meccanizzata e il ragazzino solitario e sognatore divenne un piccolo grande cult, sia per i bambini che per gli adulti, continuando tutt'oggi a far emozionare e soprattutto a far riflettere nuove generazioni di spettatori, facendo praticamente diventare il Gigante di Ferro un vero e proprio fenomeno di culto ed uno dei migliori film d'animazione di tutti i tempi. Come detto in precedenza, i temi trattati in questo film non sono assolutamente dedicati esclusivamente ad un pubblico di soli bambini. Tutto il significato del film può essere racchiuso in una semplice frase che Howard riferisce al gigante, ovvero «Tu sei chi scegli di essere». È solamente grazie a questa frase che il gigante, nonostante gli attacchi dei militari, decide di sacrificarsi per salvare anche chi in quel momento stava cercando di distruggerlo. Non a caso viene fatto il paragone tra il Gigante di Ferro e Superman. Proprio come l'iconico supereroe, il gigante è venuto dallo spazio ed è solamente sua la scelta di ciò che vuole essere. Come spiegato dal regista del film, il Gigante di Ferro è stato sviluppato a partire da una domanda tanto semplice quanto spiazzante, ovvero: e se una pistola avesse un'anima? La risposta sarebbe ovvia. Non sarebbe più una pistola.
Questa associazione tra il gigante di ferro ed un'arma da fuoco non avvenne per caso. Brad Bird, già ben noto per i suoi lavori per The Simpsons, tra cui la realizzazione del personaggio di Krusty il Clown, durante la realizzazione del film, purtroppo dovette affrontare la tragica morte di sua sorella, uccisa proprio tramite un'arma da fuoco dall'ex marito. Distrutto dall'accaduto, il regista decise di cercare del materiale per il film, che rappresentasse appieno il suo stato d'animo. In quel momento trovò proprio The Iron Giant, ovvero un racconto scritto nel 1968 da Ted Hughes, creato proprio per confortare i propri figli dopo il drammatico e straziante suicidio della madre. La metafora del gigante che si ricostruisce con le sue stesse forze era perfetta per ciò che voleva raccontare Bird. Decise quindi di utilizzare il racconto per la creazione del suo film, omaggiando il suo creatore, donando il suo cognome proprio al protagonista, Howard Hughes. Tutto questo per farvi capire quanto un semplice cartone, visto da tanti come un prodotto esclusivo per i bambini, possa contenere al suo interno significati molto più profondi di quanto possiate immaginare. E questo, signori, non è l'unico film degno di nota. La serie molto probabilmente andrà avanti e porterò molti altri film d'animazione degni di essere visti da qualsiasi generazione, dai millennial ai più boomer. Quindi, cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un bel mi piace, facciamo esplodere questo canale. Consigliatemi inoltre altri film d'animazione con una forte morale emotiva. Vi ringrazio, come sempre, per la visione. Ci vediamo ad un prossimo video. Alla prossima.